Amiche, amici di Rossini TV, abbiamo approfittato del Salone Metaurense ancora parzialmente vuoto per appropriarci del podio. Da qui fra un po' ascolteremo la motivazione per l'attribuzione a Carlo Pagnini del sigillo d'Ateneo ad opera del magnifico rettore Giorgio Calcagnini, ma soprattutto la Lectio Magistralis che Carlo Pagnini ha preparato per tutti quanti e per il suo pubblico. Tutto questo succede perché appunto la Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento accademico, il sigillo d'Ateneo, al nostro Carlo Pagnini, e noi non potevamo naturalmente non essere presenti per raccontarvi questo straordinario evento, questo straordinario momento nella vita di Carlo, della sua famiglia di cui io faccio parte e della nostra città. Col prefetto di Pesaro Emanuela Saveria Greco, padrona di casa in questo caso, squisita ospite, e ci ha concesso questo salone stupendo per questa giornata magnifica. Ma diciamo che sono io a ringraziare voi, perché è stata una giornata molto emozionante, si è parlato di sentimenti, ha toccato veramente le corde proprio dell'anima il maestro, per cui grazie a voi si dovrebbe parlare sempre più spesso di sentimenti, questo sicuramente, ci fa stare tutti meglio. Il primo incontro con Carlo Pagnini, personaggio pesarese, e chiaramente da parte mia c'è un trasporto emozionale notevole, però ho visto anche nei suoi occhi una bella emozione. Io ieri sera ho letto un po' di biografia, però mi ha colpito moltissimo un'immagine, mi ha smosso dei sentimenti profondi. L'immagine che riportava uno degli articoli che ho letto, di lui bambino che saliva sul carretto della mamma e si sentiva un principe. Ecco, lì ho visto tanto, ho visto la vita di questo bambino, ho visto la vita poi abbastanza anche per certi versi difficile del maestro. Sì, mi sono lasciata andare anche io un po' all'emozione, lo ammetto. È un po' difficile per me prendere le distanze e diventare semplicemente l'intervistatore quando naturalmente l'oggetto, il destinatario del sigillo d'Ateneo è appunto Carlo Pagnini. Al magnifico rettore Giorgio Calcagnini chiediamo un approfondimento sulle motivazioni, ma anche e soprattutto sul sentimento di questa mattinata, una mattinata nella quale la commozione ha girato, ma non era solo commozione, era forse qualcosa di più. Quello che circolava era quello che ci lascia la poesia in qualsiasi lingua, perché anche mi è capitato di sentire poesie in lingue che non conosco, ma chi le recita, la capacità di trasmettere qualcosa, riesce sempre ad arrivare all'anima, al cuore delle persone. E oggi mi sembra che questo, diciamo, l'anima della poesia circolasse nella sala qui della prefettura, ed è stato molto bello. E come ho detto, l'Ateneo deve secondo me aprirsi al di là degli ambiti puramente accademici, della ricerca, proprio perché, ed è una delle missioni che in qualche modo il Ministero ci riconosce come una delle di come l'università possa contribuire a formare quello che a me piace chiamare un capitale sociale di un territorio, che fa parte, che si costituisce sia con la formazione, quindi con i corsi di studio, sia con la ricerca, ma anche con quella capacità di trasmettere al territorio anche quello che nasce all'interno dell'università. Una componente importante dell'università è la parte umanistica, che appunto fa parte anche di quel rinascimento, l'umanesimo scientifico, che è proprio del rinascimento, e penso che oggi Carlo Pagnini possa essere indicato come uno dei personaggi che nel territorio possa esprimere questo tipo di ruolo.
un riconoscimento accademico a una persona che per sua espressa missione non è stata nella capacità, nella possibilità di studiare, potrebbe essere travisato e potrebbe far pensare che la scuola della vita è quella che conta di più. Ma nella parte finale della Lectio Magistralis di Carlo Pagnini c'è proprio un accenno in questa direzione, cioè attenzione, perché la vita insegna tanto, ma la scuola è il momento fondativo, fondante, è il momento nel quale si gettano le basi per tutto quello che poi succederà. Sono perfettamente d'accordo su questa linea, perché le due cose non sono in contrapposizione, devono andare assieme. Ci sono studenti che vivono l'esperienza universitaria solo studiando e secondo me poi escono e non sono pronti ad entrare nel mercato, nel lavoro, nella società, perché gli manca anche, diciamo, questo rapporto con la società, con l'economia, con le istituzioni. Quindi anche da questo punto di vista l'Ateneo si sta attrezzando, cercando cercare di mettere in contatto il mondo del lavoro con i nostri laureandi, laureati. Quest'anno abbiamo due incontri, quelli che si chiamano tecnicamente dei job market, cioè dove, dei mercati del lavoro dove la domanda e l'offerta si incontra. E questo secondo appuntamento, che sarà a maggio, ad esempio, è anche un segnale importante, che siccome è stato molto partecipato dalle imprese, abbiamo dovuto anche rinunciare perché non avevamo più lo spazio per ospitare gli stand delle imprese, è un segnale importante che questo connubio tra formazione ma anche appunto capacità di vivere, perché poi studiando solo spesso non si riesce a dare quello che magari uno ha acquisito nel corso della formazione. Anche per questo gli Atenei, non solo Urbino, si stanno molto attrezzando su quelle che si chiamano le competenze trasversali, la capacità anche di comunicazione. Ecco, Carlo Pagnini sicuramente è una persona da cui imparare in termini comunicativi. Al prorettore vicario Vieri Fusi chiediamo com'è stata questa trasferta pesarese. La Università di Urbino, l'Ateneo di Urbino, si è trasferito a Pesaro e naturalmente l'ha fatto in uno dei luoghi più prestigiosi, il Palazzo Ducale. Com'è andata? Benissimo, benissimo. Bellissima cerimonia, bellissimo. Il luogo è meraviglioso, un sacco di persone, bello che l'università sia uscita fuori. Direi un'esperienza da ripetere in altre occasioni, molto bello, molto molto bello. È riuscito a seguire anche le parti dialettali o per quelle c'è bisogno di una traduzione interlineare? Allora, non essendo io della regione, qualche difficoltà l'ho avuta, ma forse anche perché io ero dietro il maestro, per cui l'audio era meno forte, diciamo meno chiaro dalla nostra parte. Quindi qualcosa sì, qualcosa no. Essendo ormai 25 anni che sono qua nella provincia di Pesaro Urbino, quindi qualcosa capisco, non tutto. Il professor Marco Cangiotti invece è in casa, gioca in casa, conosce Carlo Pagnini da anni, c'è stato questo scambio di sguardi iniziale già nel momento della vestizione. Un bel momento, professore. Un momento straordinario e penso che Carlo Pagnini lo meriti tutto, lo meritava già da tempo e quindi siamo contenti che l'università abbia avuto questa sensibilità nel riconoscere una forma altissima di cultura, perché la cultura popolare è il punto genetico anche dell'alta cultura. Pagnini sa esprimere la profondità dell'alta cultura, che significa grande consapevolezza dell'umano, grande esperienza delle condizioni di vita, d'amore, di sofferenza, di gioia, di vittoria e di sconfitta dell'uomo, con una forma, quella del dialetto, che le rende comunicabili in una maniera estensiva, popolare, per la comunità di riferimento.
Questa coniugazione è estremamente significativa e credo che il sigillo che l'Università di Urbino Carlo Bo ha voluto consegnare a Carlo Pagnini sia un riconoscimento alla sua persona e anche a questa forma così importante che, come ricordava giustamente il sindaco Ricci, sa unire l'alto con il basso in una sintesi senza della quale l'alta cultura diventa cosa astratta, la bassa cultura può perdere la parola e quindi si perderebbe molto. Quindi grazie a Carlo e grazie al rettore che ha avuto la sensibilità di riconoscere tutto questo. Vabbè, questa è intervista, come hai detto nella lezione magistralis, memorabile. Questa è veramente l'intervista memorabile. Allora, come stai? Sono ancora frastornato, tornerò qui. Tornerai in te o tornerai qui in questo strutturo? Tornerò in me, finché posso continuo a sognare. Allora, per chi si fosse perso il momento, dice: ma cosa stanno dicendo questi due? Lui è Carlo Pagnini, è stato appena insignito del sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino. Io sarei l'intervistatore di Rossini TV, ma sono anche suo figlio, per cui diventa difficilissimo tenere le distanze e fare un'intervista di quelle un po' precise, quelle belle, quelle che vengono normali e belle precise. Allora, però la domanda te la devo fare: come ti senti, come stai, come è andata questa giornata? Sto benissimo perché sono un pochino abituato al pubblico, sono abituato alla gente che mi vuol bene, non è tutto oro quello che luce, però insomma in queste occasioni credo che ci sia molta verità di sentimenti. In effetti il dubbio adesso è: dopo questo che cosa potrà mai arrivare? Dopo non ve lo dico quello che può arrivare, che aspetto, perché è quello di riunirmi insieme. Bene, la fermiamo qui. Va bene così, le interviste per oggi sono finite. Tiziano Mancini, responsabile della comunicazione dell'Università di Urbino. Tiziano, finalmente sono riuscito a portarti a Pesaro. Beh, in realtà sono venuto per intervistare io a te, perché questa volta sei tu di fatto quello che deve essere festeggiato di rimbalzo, diciamo. Allora, tu dici che i ruoli adesso a questo punto si dovrebbero invertire. Esattamente, vorrei fare io quello che fai tu adesso, hai fatto con me in passato. Il microfono lo tieni te o lo tengo io comunque? Tengo io. Allora, grandi emozioni questa giornata e veramente valeva la pena venire a Pesaro, e per un urbinate non è mai una cosa semplice, in particolare per sentire delle parole che mi hanno riecheggiato Tonino Guerra. È un accostamento che si può fare? Ma guarda, gli accostamenti tra poeti vanno sempre bene perché vivono in un mondo che è il mondo della poesia. Naturalmente ognuno poi ci mette del suo, la poetica e la poesia è in qualche modo la visione della vita di Babbo Carlo, lo chiamo così, sono tutte sue, ma sicuramente se ci guardiamo intorno sono comuni a tanti di quella generazione. Ma avere un poeta in famiglia credo che non sia semplice. Soprattutto di questo tipo. Ma guarda, alla fine, come si dice, no? Uno si abitua, ci nasci. Io addirittura alle volte dico che io ho avuto Pasqualoni in casa, perché mio padre è sempre stato anche l'interprete di Pasqualoni, per cui io più di altri ho avuto Pasqualoni in casa, il poeta in casa, insomma, alla fine poi quando era ora andava anche a buttare l'immondizia. E adesso che ha il sigillo pensi che si monterà la testa, o conoscendolo non sarà così? No, conoscendolo no, anche perché lui vede ogni cosa come un punto d'arrivo straordinario, ma il giorno dopo è già con lo sguardo all'orizzonte. Questo naturalmente è una delle cose più incredibili se si pensa soprattutto all'età, e credo che sia l'insegnamento più grosso che lui sta dando a noi come famiglia e a tutti quelli che lo seguono. Cioè guardare avanti, perché comunque davanti c'è sempre qualcosa. Magari breve, magari lungo, non lo so e non lo sa nemmeno lui, però comunque qualcosa c'è. I
primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via. Oggi il Salone Metaurense del Palazzo Ducale di Pesaro ha ospitato questa straordinaria manifestazione nella quale ci siamo sentiti tutti molto coinvolti. Questo sigillo d'Ateneo a Carlo Pagnini resterà un po' nella storia della città, sicuramente tanto nella storia della famiglia Pagnini e un pochino anche nella storia dell'Università di Urbino. L'abbiamo testimoniato con le telecamere di Rossini TV.